Roberto voleva aggiungere qualcosa, mi pare, vero? No, su questa cosa del cambiamento, beh, insomma, c'è anche una cosa semplice. Alberto è un uomo profondamente infelice, giunge all'ospedale infelice. Angelo non giunge in ospedale infelice. Lo stesso incriccamento, come spesso usi tu, come ingrippamento. Avevo letto questa parola bella, no, lo stesso ingrippamento dice cose diverse entrambi. Uno, come dire, è un'occasione, non sono due persone sane, felici che entrano e il problema è poi, no, non so, non fumare e fare due passi e via dicendo. Per uno la malattia è l'epifania di una specie di possibilità di uscire dall'infelicità. Questo anche nell'estrema sintesi della scelta che ha fatto Francesca rispetto per esempio al libro dove questo aspetto, come in tutti i libri, perché sono più, hanno come dire, la possibilità di essere più liberi, meno compatti, anche nella scelta di Francesca di andare verso una sintesi forte. Però è evidente, in fondo il vero ospedale per Alberto è la casa di Angelo. Quello è un ospedale. Nel senso antico, una volta si chiamava ospitale. Mio padre mi ricorda che diceva sempre che bello che è l'ospedale. E gli chiedevo, ma perché? Ma perché è ospitale? È un luogo di ospitalità. Il racconto di, in fondo, sì, il racconto di questo, come dire, di Alberto passa attraverso due ospitalità, una tecnica dove però conosce l'amico e l'altra che è l'altro, il vero, la vera ospitalità dove fa la degenza e dove lenisce la sua infelicità. Angelo, secondo me, affronta il cambiamento con il linguaggio della concretezza, con il linguaggio dell'organizzazione del disagio. In questo ha ragione Antonio, chi è abituato a lavorare la materia, gli oggetti, i bilanci, le partite IVA, chi sta profondamente, concretamente nel mondo, ha un linguaggio della concretezza anche nella gestione del disagio. E infatti lui si mette attorno al tavolo della cucina e fa i conti. Per lui la malattia, la paura è organizzare il lutto, organizzare il deficit. Per Antonio, per Alberto, la malattia è organizzare la sua confusione, è dare senso al suo disordine mentale, al suo spaesamento, è ritrovare una bussola. In questo senso, invece, io credo che non tanto le differenze sociali, ma il rapporto con gli oggetti, con la concretezza della vita, stabilisca lingue diverse nella gestione del trauma. L'ultima domanda arriva da uno dei colleghi, la faccio io, la giro io a Francesca Archibugi, poi dobbiamo chiudere. E non l'ho capito, scusami. Non ho sentito, scusami. E la domanda per Francesca è quanto dei tuoi stati d'animo c'è nel personaggio di Albanese? È un po' una domanda da 100 pistole alla Paternò. Una volta parlavo al telefono con Umberto e gli ho detto una cosa, gli ho detto perché insomma era complicata questa cosa che dopo tanti anni d'amicizia io mi mettessi a fare questo suo romanzo e che in qualche modo con lui al centro. Gli ho detto mi sembra che sto scrivendo come in un racconto di Asimov. È un racconto di fantascienza dove per procreare dentro una soluzione salina si dovevano buttare in quattro e ci siamo buttati in questa soluzione salina io, Antonio, Umberto e poi io ci ho buttato un pochino anche di Foglio Scarpelle.
capelli, lui non lo sa, ma l'ho portato con me, è stato mio maestro di sceneggiatura. E i personaggi, diciamo, si fanno sempre in tanti, sono fatti in tante cose. Io credo di esserci non più di un quarto. Io ringrazio moltissimo voi, ringrazio tutta la famiglia Multipla di Questione di Cuore, il 17 aprile.